Detenuta attenta a suicidio nel carcere di Villa Fassiggi, salvata da una poliziotta penitenziaria. Un furgone prende fuoco in strada a Montefeltro a Pesaro, conducente illeso e mezzo distrutto dalle fiamme. Caro gasolio, le marinerie in difficoltà, continua in tutte le Marche la battaglia dei pescatori. A Fano ha lanciato un appello al sindaco Seri per aiuti concreti al comparto in ginocchio ormai da mesi. Il trentino Riccardo Lucca si aggiudica la quarta tappa dell'Adriatica Ionica Race. Grandi emozioni al Pincio di Fano per la partenza della carovana. Tifo e applausi per i tre atleti del nostro territorio. Aperitivi, cene e musica dall'8 giugno torna a Fano il mercoledì degli artisti. Buonasera e bentornati sul canale 19, questa è Occhio alla Notizia. In primo piano il suicidio che è stato sventato nel carcere di Pesaro, dove solo grazie al tempestivo intervento della polizia penitenziaria si è impedito che una detenuta si togliesse la vita. La notizia è arrivata dal sindacato Sappe per voce del segretario regionale Nicandro Silvestri. La donna detenuta era in un particolare stato di agitazione perché chiedeva con insistenza di avere delle sigarette. Ha tentato il suicidio impiccandosi, utilizzando una vestaglia, ed è qui, ha dichiarato Silvestri, che un angelo azzurro, una giovane poliziotta, è intervenuta e ha cambiato il corso del destino della donna, sottraendola alla morte. Solidarietà da parte del sindaco Massimo Seri alla marineria fanese in stato di agitazione e in sciopero da 3 settimane per il caro carburante. Oggi il primo cittadino si è recato al porto insieme all'assessore Etienne Lucarelli per un confronto con pescatori e marittimi. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Siamo una categoria proprio dimenticata. Vorrei che ci venissero incontro con il caro carburante, che lo Stato ci venisse più incontro a noi, anche come settore marittimo. È il lavoro più duro del mondo, però per noi è il più bello, perché io sono da 4 generazioni che lo faccio, però ti fa schifire oramai. La marineria fanese è preoccupata sulla grave situazione in cui versa ancora tutto il comparto della pesca. Questa mattina i marinai e tutti i componenti delle imbarcazioni hanno incontrato il sindaco di Fano Massimo Seri insieme all'assessore Etienne Lucarelli. Tra i temi toccati, le spese di carburante insostenibili e la mancata retribuzione degli equipaggi. Una protesta arrivata alla 3ª settimana senza uscire in mare. Non c'è più margine di guadagno, prospettiva per il futuro, salari al minimo garantito su pietà degli armatori, dalla bontà che hanno, se no non raggiungiamo neanche quello, cioè siamo all'astrico, saremmo costretti a chiudere se andiamo avanti così. Siamo tutti demoralizzati, non vai più, anche se andassimo in mare, che sono 3 settimane che non andiamo, già la situazione si è vista dall'inizio dell'anno, che andava sempre peggio, il morale è sotto i piedi, non ce la facciamo più, chiediamo anche all'amministrazione comunale di venirci incontro, magari con le bollette del gas, con buoni spesa, con il pagare dei mutui, chi paga l'affitto, perché è insostenibile proprio, non abbiamo neanche spiragli per il futuro, perché come ti dico andiamo sempre peggio, andiamo anche in mare scontenti poi. Quante sono invece le persone coinvolte qui a Fano? Noi siamo 7 pescherecci da 5 persone di equipaggio, sono 35-40 famiglie, poi dopo c'è l'autista, c'è l'armatore, siamo un bel mucchietto e poi noi siamo pochi, Figuriamoci che ci sono marinerie con 50-60 imbarcazioni. La pesca si ferma e gasolio game over sono solo alcuni degli striscioni che sono apparsi oggi, ma anche nelle scorse settimane, nei pescherecci fanesi. Ciavaglia, quanto costa uscire ora con una imbarcazione rispetto al passato? L'anno scorso con il gasolio a 50 centesimi avevamo una spesa mensile di 14-15 mila euro al mese di gasolio. Oggi siamo arrivati a 33-34 mila euro se lavoriamo a pieno ritmo, quindi quella è una differenza che chiaramente ci porta via tutto il guadagno, soprattutto in un periodo come questo dove è normale che la natura ci dia meno pesce e gli incassi sono bassi, quindi queste spese sono a fronte di un incasso ottimistico che si può fare in questo periodo, che è di circa 40 mila euro.
che poi un'imbarcazione non è che ha solo il gasolio, per quanto che è la voce principale che oggi incide al 90%, però un'imbarcazione comunque consuma l'olio, c'ha una cambusa, c'ha l'attrezzatura, c'ha l'usura del mezzo. Con il gasolio a 1,20 euro è improponibile riprendere il mare. A intervenire poi è stato il primo cittadino di Fano che ha ascoltato le varie richieste degli uomini della pesca. In situazioni come queste, dove ci sono delle categorie in difficoltà, ha detto Seri, ogni sindaco è al loro fianco. La prima cosa è essere a fianco insieme a loro per rivendicare le soluzioni per poter far ripartire il comparto della pesca. E intanto lo farò anche coinvolgendo altri sindaci che hanno situazioni di questo tipo nei loro porti, perché la prima questione è affrontare il tema alla fonte, il tema, la causa è il caro gasolio che mette in ginocchio gli armatori e tutte le imbarcazioni, e conseguenza anche coloro che ci lavorano. Secondo elemento, hanno chiesto di dargli una mano, noi cerchiamo di capire come poter fare con i nostri strumenti, che non dobbiamo nasconderci dietro un dito, ovviamente sono oggettivi e sono limitati e non sono mai immediati, ma non ci sottraiamo, saremo a fianco anche in questo momento. E non dimentichiamo che non è solo un problema degli equipaggi e dei pescatori, perché poi a cascata contaminano anche altri fronti, stiamo entrando in piena stagione estiva col turismo, quindi il pesce e tutto il comparto poi inevitabilmente condiziona anche altri settori. Finalmente il porto di Pesaro avrà la sua vasca di colmata, lo ha annunciato oggi in Regione l'assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici Francesco Baldelli. Dopo anni di parole al vento ha detto: abbiamo trovato i fondi per complessivi 11,5 milioni di euro. Infatti gli iniziali 20 milioni di fondi PNRR destinati all'autorità portuale del mare Adriatico centrale sono stati ottuplicati. La vasca di colmata da 350.000 metri cubi e 40.000 metri quadrati di superficie sarà collocata tra il molo di sottoflutto e la foce del fiume Foglia. È una struttura fondamentale e preliminare alle operazioni di dragaggio, aggiunto Baldelli, che porteranno la profondità del porto a meno 5 metri. Dopo la sua realizzazione sarà possibile depositare in maniera veloce ed economica la sabbia rimossa nel dragaggio senza creare problemi per la sua collocazione. Ancora cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 11 lungo la strada del Monte Feltro nel comune di Pesaro per l'incendio di un furgone frigorifero. Il mezzo era in marcia quando dal vano motore sono scaturite le fiamme. Il conducente è riuscito ad accostare e ad allertare i soccorsi, il furgone però è andato distrutto. Invece ieri sera i pompieri sono intervenuti in via Cesare Battisti a Gabice Mare a causa di un ramo pericolante. I cittadini nel frattempo, come potete vedere da queste immagini che ci ha inviato una reporter di strada, hanno provveduto a bloccare il passaggio di mezzi e pedoni posizionando diverse sedie in mezzo alla strada. Cambiamo argomento, il trentino Riccardo Lucca ha vinto la quarta tappa dell'Adriatica Ionica Race. La carovana questa mattina è partita dal Pincio di Fano regalando emozioni ma soprattutto un grande spettacolo di sport. Con le mani appoggiate sul volto e visibilmente commosso, Riccardo Lucca ha trionfato in solitaria, completando i 164 km e 500 metri in 3 ore, 47 minuti e 41 secondi. La quarta tappa dell'Adriatica Ionica Race, andata in scena oggi da Fano a Sirolo, è stata vinta dal 25enne di Rovereto, che ha tagliato il traguardo con 24 secondi di vantaggio su Emil Dima e 28 secondi su Riccardo Verza. È una passerella d'onore per Riccardo Lucca, che se l'è sicuramente guadagnata, meritata questa vittoria. Arriva con le mani al volto, emozionatissimo, Riccardo Lucca va a conquistare. La corsa ciclistica a tappe, promossa dal campione del mondo Moreno Argentin, con il supporto delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, ha vissuto un'altra intensa giornata grazie ad un tracciato che si è rivelato spettacolare, così come le immagini della città di Fano, in particolare la zona del Pincio, da cui è partita la carovana questa mattina alle 11.30. 5, 4, 3, 2, 1, e si va con la tappa numero 4 di Adriatica, Ionica Race. Grande tifo e applausi per gli atleti del nostro territorio, nonché ex allievi della società ciclistica Alma Juventus Fano, Giovanni Carboni, Edoardo Martinelli e Francesco Zandri, che hanno regalato al pubblico e ai familiari presenti foto, selfie e abbracci.
Oggi tappa sulle strade di casa, è sempre un'emozione correre, diciamo, dove ti alleni tutti i giorni, quindi sicuramente sarà una bellissima tappa. Abbiamo visto anche il tuo fan club che ieri ha scritto tutta San Costanzo gioisce e piange con te, quindi insomma tanto supporto. Sì, è sempre un'emozione ricevere così tanto appunto supporto, come fu nel 2019. Anche dopo questa vittoria ho ricevuto un sacco di messaggi e affetto, fa sempre piacere e dà tanta motivazione. Emozionati ed entusiasti anche gli amministratori locali, tra cui i sindaci di Fano e di San Costanzo, che hanno seguito passo passo la presentazione dei team e la partenza, resa possibile anche grazie al lavoro di decine di forze dell'ordine e di volontari che insieme al 118 hanno garantito la sicurezza dell'evento, una gara diventata un punto di riferimento nel mondo del ciclismo e che al tempo stesso rappresenta un'occasione di promozione delle città attraversate dalla corsa. Davvero un'emozione straordinaria, la prima volta che la vivo qui a Fano e personalmente da assessore è stata una cosa irripetibile, direi. Un palcoscenico naturale che è stato quello della Cornice del Pincio, vedere tanti atleti attraversarlo a livello internazionale ci ha dato grande soddisfazione, anche perché abbiamo accolto questa iniziativa con grande entusiasmo, con un'organizzazione eccellente, tanto che ringrazio Argentin perché la gara proprio è stato lui campione mondiale a organizzarla e anche a scegliere Fano come destinazione di partenza. Quindi bene così, Fano c'è, siamo contenti, sullo sport vogliamo crescere, questa è un'occasione proprio che parla di questo. Stilata al termine della gara anche la classifica generale, che è rimasta invariata rispetto a ieri. Al primo posto Filippo Zana, che abbiamo intervistato poco prima della partenza. Filippo Zana, classe 1999, già vincitore del Giro della Repubblica Ceca nello scorso anno, lei in questo momento leader della classifica, però è importante ancora questa tappa, ne mancano altre due, si sta lottando. Ma sicuramente sono in maglia, però sì, la classifica è ancora corta, quindi dovremmo difenderci e vedremo le ultime tappe come andranno. Abbiamo una buona squadra e quindi cercheremo, come tutti i giorni, di difendere la maglia e di fare un'ottima gara. Una curiosità, da quanto tempo pratica questo sport? Da quando avevo 6 anni ho iniziato subito e non ho più smesso. Speriamo che continui ancora per molto. Progetti? Ma speriamo di continuare ad andare forte e migliorare sempre di più e vincere le più gare possibili. L'Adriatica Ionica Race si chiuderà domani ad Ascoli Piceno con la quinta tappa che partirà da Castel Raimondo in provincia di Macerata. Sono tanti anni che segue questo sport? Certo, voglio ricordare anche una tappa che è stata vinta qui di 10 anni fa, a me mi sembrava addirittura 3-4 anni fa, è molto, molto ricorrente, quindi ci sentiamo, vogliamo anche una tappa, una cronometro a Fano, vogliamo far vedere la città e migliorarla dal vivo anche con le corse, con le tappe, con lo sport che lo ravvivi sempre di più, con tutti i generi di sport vanno bene. Sono un giornalista e quindi sono qui a seguire la corsa, a Fano non c'era mai stato, molto bella, il Parco del Pincio mi sembra ottimo anche per lavorare, per noi giornalisti, poi la corsa è bella, sta crescendo molto, è importante questa partenza, aspettiamo una bella tappa oggi, quindi sono carico. Segue solo il ciclismo o lo sport in generale? Lo sport in generale, però il ciclismo è lo sport più bello, quindi un po'... Un appassionato? Esatto. Prima tifoso e poi ci vivo anche, ecco, di questo lavoro, però sono soprattutto un tifoso sicuramente. E abbiamo oggi anche un altro super amante dello sport. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori anche da quando è nata questa sua passione e anche che cosa ha fatto nella e per la città di Fano. Dunque, io sono stato sempre appassionato di ciclismo, però non ho mai gareggiato in bicicletta. Io ho fondato prima la società ciclistica Antonio Clemente, poi quella è andata a morire col tempo e ho rifondato insieme al compianto Enzo Marconi la società ciclistica Alma Juventus Fano, tuttora gestisce. E in un primo momento era nata come società ciclistica Centinarolese, poi col giro degli anni abbiamo cambiato diverse denominazioni. C'ho mio figlio così che segue la squadra e sono venuta. Di dove siete? Di San Lorenzo in Campo. Ah, ecco, quindi insomma conosce già questo sport. Sì, io voglio, è tanto che
lui prima correva lui, insomma, ma... Però è un orgoglio, no? Sì, sì, fa piacere, via. Un evento in sé per sé è tutto un po' bello, no? Perché tanta gente, tanto spettacolo, no? Buongiorno, lei di dov'è? Io abito a Fano da qualche mese, però sono di Ferrara. Come mai hai scelto proprio la città di Fano? Provo a immaginare. Tra le bellezze... La bellezza e la compagna. Ecco, quindi è qua per amore. Questa mattina invece per passione, per lo sport? Sì, per lo sport. Poi sai che Ferrara, diciamo, è la città delle biciclette, quindi da noi proprio la bicicletta... Ce l'avete un po' nel DNA? Nel DNA, sì. Bene, grazie e buona giornata. Di fianco un altro tifoso, lei di dov'è? Buongiorno, San Costanzo. Quindi voi giocate in casa, dopo la vittoria di ieri della tappa? Oltre che sono appassionato di ciclismo, sono molto amico di Giovanni, della famiglia, di tutti. Siamo proprio, ancora siamo emozionati per ieri. Immagino. Per la bella vittoria di ieri, sì. Si prosegue il tifo, oggi ce n'è bisogno? Sempre, tifo sempre di più. Speriamo che oggi faccia una bella figura anche oggi, dai. Sì, anche perché poi quando si corre in casa l'adrenalina, l'emozione, tanto. I ragazzi sono senza squadra, sono senza niente, più bella ancora la vittoria, più sudata ancora, più guadagnata e più bella. Cambiamo argomento. Dopo le manifestazioni per il trentennale del 118 arriva anche una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. L'atto impegna il Presidente e la Giunta a istituire un tavolo tecnico per la ridefinizione dell'organizzazione e delle competenze del sistema di emergenza territoriale, prevedendo con apposito regolamento le modalità, le finalità e gli obiettivi. Nella mozione vengono evidenziate le maggiori criticità, a partire dalla mancanza di medici, specialisti in emergenza e urgenza. Inoltre è stata fatta presente l'inadeguatezza del documento di riferimento per l'inquadramento dei professionisti, che risale addirittura al lontano 2010. Si chiama Carotidi in Piazza delle Marche ed è l'iniziativa dedicata alla giornata di prevenzione e promossa dai reparti di medicina interna degli ospedali marchigiani, in programma sabato 11 giugno dalle 9 alle ore 15. L'evento si svolgerà in contemporanea nei comuni di Fano, Fabriano, Civitanova Marche, Fermo e Ascoli Piceno. A Fano lo screening si svolgerà nella sala di Palazzo San Michele in via Orco d'Augusto 2 ad opera del personale medico dell'unità operativa di medicina interna dell'azienda Marche Nord, diretta dal dottor Gabriele Frausini. Si tratta di un appuntamento molto importante perché l'aterosclerosi è la prima causa di malattia e mortalità nel mondo occidentale. Il suo riconoscimento precoce e la cura tempestiva possono permettere di prevenire malattie gravi come l'ictus e l'infarto. I cittadini, nella sala allestita per l'occasione, potranno sottoporsi gratuitamente all'ecocolor Doppler delle carotidi, un esame non invasivo. Non è necessario l'appuntamento e al termine dello screening verrà rilasciato un documento con i risultati degli accertamenti effettuati. Nel caso in cui si rendesse necessario un ulteriore approfondimento, il personale medico prenderà in carico il paziente e programmerà ulteriori esami in ospedale. Invece la FIAB Marche, in collaborazione con il Comitato Ciclovia del Metauro, ha organizzato un convegno intitolato Bike Economy e dedicato al cicloturismo, ma anche all'impatto sul territorio in termini di ricadute sociali, economiche e culturali. L'incontro si svolgerà venerdì dalle 16.30 alla Mediateca Montanari di Fano. L'araba fenice, di cui si parla, insomma, la vista. Esattamente 40 anni fa, come associazione naturalistica Argonauta, abbiamo pubblicato un libretto che ha avuto un certo successo, tant'è vero che alcuni anni dopo lo abbiamo pubblicato. Parlava di itinerari da percorrere a piedi e in bicicletta nei dintorni di Fano. 40 anni fa era un fatto, diciamo pure ludico, riservato a chi aveva la possibilità nei giorni festivi o quando la giornata lo consentiva di conoscere e apprezzare le bellezze, le risorse, la storia e la cultura del territorio circostante il comune di Fano. Dopo 40 anni, anche meno, il fenomeno del cicloturismo è esploso e muove milioni di persone e miliardi, sottolineo miliardi di euro, in tutta Europa e anche nel resto del mondo, dove certe cose è possibile farle. Il convegno nasce anche perché abbiamo la sensazione che alcuni addetti ai lavori non siano pienamente consapevoli delle potenzialità anche economiche del cicloturismo. Per quanto riguarda questo ormai fattore economico che è diventato il cicloturismo e comunque il movimento della bicicletta, non vi è dubbio che
necessita di infrastrutture, cioè di una rete di collegamenti che inevitabilmente deve tener conto che ormai, essendo un fattore universale ed europeo, la gente si sposta con grande facilità e ha bisogno di avere delle infrastrutture che si possono collegare tra di loro. Quindi occorrono investimenti, occorre cultura, occorre utilizzare al meglio le strutture pubbliche e private che già esistono. L'idea di riutilizzare la ex ferrovia Fanorbino era quella, e per questo ottenemmo un finanziamento di 4 milioni e mezzo a fondo perduto dall'Unione Europea. Noi pensiamo, e in questo convegno spiegheremo fattori economici, ma anche ricadute sociali e culturali nella nostra comunità. E dopo la consueta udienza generale del mercoledì, lo scorso 1° giugno, è stata donata a Papa Francesco un'icona del laboratorio Luce Dentro, presente da circa 2 anni all'interno della casa di reclusione di Fossombrone. Lo fa sapere Giorgio Magnanelli, presidente dell'organizzazione di volontariato Mondo a Quadretti. Si tratta di un'icona di grandi dimensioni, 50x70, raffigurante la pecorella smarrita. La consegna è avvenuta nell'ambito dell'incontro del Papa con i nuovi cappellani carcerari, quelli che hanno iniziato il loro ministero nel corso dell'ultimo anno, e tra questi il cappellano di Fossombrone, padre Desiré Gaungu. Insieme all'autore dell'icona, il detenuto Giovanni Lentini, Magnanelli ha raggiunto il gruppo prima dell'udienza. L'incontro è stato di una indescrivibile tensione emotiva, lirica e spirituale, ha commentato il presidente. Papa Francesco, con gravi problemi di deambulazione ma freschissimo nel volto e vivacissimo nello spirito, è rimasto molto sorpreso dal dono, ha ringraziato, lodando ripetutamente l'opera e il suo autore per la bellissima, ha detto sempre Giorgio, e la spiritualità che emana. Da domani ripartono a Fano i mercoledì degli artisti con aperitivi, cene e musica in diversi punti del centro storico e della zona mare. Dopo il grande successo dello scorso anno, con 14 serate e 56 spettacoli che hanno visto esibirsi 185 persone, torna a Fano il mercoledì degli artisti. Protagonisti dell'iniziativa i 6 locali, che sin dalle prime edizioni hanno sempre rinnovato la loro volontà di aderire all'iniziativa, più altri 4 che vanno così ad arricchire la manifestazione. Per dare vita a 6 palcoscenici che dall'8 giugno fino a settembre offriranno spettacoli musicali di ogni genere. Ciascun locale presenterà un programma che non andrà ad accavallarsi con le esibizioni organizzate dalle attività confinanti. L'assessorato al turismo del comune di Fano continua a sostenere il mercoledì degli artisti e si parte domani. È un progetto fantastico, sappiamo che sarà, insomma, una stagione piena di eventi e soprattutto di weekend, ma abbiamo deciso appunto di ampliare l'offerta, di ampliare la vivibilità della città. La città vive nel periodo estivo con il giovedì dei bambini. Ecco, il mercoledì abbiamo deciso di dedicarlo agli artisti, ma lo facciamo, devo dire, grazie al grande supporto che stanno dando le attività economiche, quindi alcune attività del centro ma anche della zona mare, che insomma portano musica o comunque portano attività artistiche diverse, attività che guardano alla pittura, attività che guardano alla musica e all'arte di genere. Quindi questo mercoledì vivo organizzato con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica Rossini, che coordina un po' l'evento, ne coordina la comunicazione e insomma vuole anche informare sulla qualità degli artisti che sono in arrivo nella nostra città e che insomma la rendono viva. Ecco, quindi da questo mercoledì insomma potete tutti i mercoledì sera arrivare nel nostro centro storico nella zona mare. Ricordo ad esempio che anche il Porto quest'anno aderirà come altri locali centro. Comunque potete venire nella nostra città e godervi dei buonissimi aperitivi e delle buonissime cene in compagnia con l'arte e la musica che insomma prende parte nella nostra città. Anche questa sera ringraziamo i sostenitori di Fano TV, Adriana Cangini e Massimo Mengucci. Grazie di cuore. Tra poco trasmetteremo un approfondimento sulla 10ª edizione di Passaggi Festival. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e arrivederci a domani.